Con le immagini lo vediamo e saluto in questo momento i gradoni del Palazzo dell'Arengo, del Palazzo del Podestà, dove ci sarà il primo momento istituzionale insieme alle autorità cittadine delle diverse città della nostra diocesi di Rimini, ma anche insieme alle altre istituzioni del territorio. Vediamo gli abbracci, gli applausi. Monsignor Anselmi è arrivato insieme al Vescovo Monsignor Francesco Lambiasi, quindi è arrivato con il Vescovo Emerito e adesso sta salutando tutte le istituzioni prima di dare inizio proprio a questo momento. È un momento che vuole essere anche un segno, ancora prima di incontrare la comunità ecclesiale, Monsignor Anselmi incontra la città e il territorio. Buon pomeriggio Paolo Guiducci. Ciao Simona, buongiorno a tutti i nostri amici, telespettatori, radioascoltatori. Come vedete la piazza, nonostante il tempo, ci sono comunque molte persone che sono qui già in largo anticipo e aspettavano l'arrivo del Vescovo Niccolò. E l'ho detto, infatti c'è anche questa finestra senza pioggia, una giornata che temevamo un po', e invece anche il meteo ci ha fatto un piccolo regalo, freddo, freddo intenso, però tutto sommato godibile anche il momento della piazza. Sì, è uno spiraglio di luce, quindi va benissimo. Sono chiaramente il momento dei fotografi, delle fotografie di rito, insieme al Vescovo Francesco, al Sindaco della città di Rimini, all'Arcivescovo di Genova, fino a ieri l'Arcivescovo Vescovo anche di Don Niccolò, e tra pochissimo proprio inizierà il momento in piazza. Siamo quasi pronti. E allora lasciamo la voce, lo spazio a Don Maurizio Fabbri, vicario generale della Diocesi di Rimini. Della piazza siete voi. E siamo qui per accogliere davvero il nostro Vescovo Niccolò, ma vogliamo anche dare spazio innanzitutto ecco, in questo momento di saluto al nuovo Vescovo vogliamo dare spazio anche a coloro che rappresentano un po' la realtà civile e religiosa. E iniziamo con un saluto del nostro Vescovo Jamil. Non è Jamil. Non ancora. Oh, scusa Vescovo, è che a forza di dire Vescovo, futuro Vescovo, chissà. Ma sono quelle cose che a volte si dicono e a volte chissà. Sì, non è niente, Sindaco di Rimini, Jamil anche a nome, e che rappresenta anche tutti gli altri sindaci che sono qui accanto a noi e di tutta la nostra provincia. E prego, e chissà che in futuro, mai dire mai. Mai dire mai, se il Signore vorrà. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, grazie per essere qui. Eccellenza, caro Vescovo Niccolò, benvenuto. Grazie. E benvenuto è la parola più semplice, più bella e più vera. Sicuramente, Monsignor Niccolò, queste giornate saranno per lei infinite, frenetiche, piene di cose da fare e di consigli che le verranno dati con assoluto spirito positivo. Con tanto affetto e altrettanta buona volontà, in parecchi le spiegheranno cosa è e cosa non è Rimini. Non so che idea si sia fatta di noi. Noi di lei sappiamo che lascia un pezzo del suo cuore a Genova. Segno evidente. Segno evidente questo di una fede e di un lavoro che hanno agito in profondità e con straordinaria empatia nell'anima della comunità ligure. Sappiamo che ama profondamente il mare e che preferisce muoversi in scooter o in bici. Rimini potrà offrirle queste stesse cose, ma quello che davvero conta e conterà è il cuore. Eccellenza, le caratteristiche e le differenze spesso diventano luoghi comuni, che ci fanno sorridere oppure dai quali ci difendiamo. Ma credo che per Rimini il significato di luogo comune stia oggi in questa piazza,
dove condividiamo con le nostre diversità un benvenuto, un impegno e una promessa per il futuro da realizzare insieme. Questa piazza eccellenza, con tutte le persone che la guardano e che lei adesso sta guardando, racconta la nostra storia. La nostra storia, come posso concentrarla in pochissime parole? Posso dirle che alla base delle luci e delle ombre, con le quali veniamo molto spesso raccontati, sta una enorme umanità, che poi sublima in una concreta cultura dell'accoglienza. Il filo che sottende tutto questo è la simpatia, nel suo esatto significato originale. Sentire e soffrire insieme. Non ci hanno regalato nulla in questi decenni. Chi siamo oggi lo abbiamo conquistato spaccandoci schiena e unghie. E continuiamo a farlo, nonostante adesso le nostre mani siano morbide e pulite. Se Papa Francesco avverte: bisogna provare ad agire di persona invece di limitarsi a osservare e criticare dal balcone l'operato degli altri, a noi, con i nostri pregi e i nostri limiti, il balcone non l'ha mai offerto nessuno e non ci interessa. E questo principalmente ciò che possiamo dirle sul nostro conto, assieme al più sincero dei benvenuto. Sapremo sorprenderla, spero, in positivo, sapremo conquistare il suo cuore con il nostro mare e con le nostre piste ciclabili. Ma prima di ogni cosa ci vorrà bene per quello che siamo. Per informazioni può chiedere a Monsignor Francesco Lambiasi. Grazie di cuore Francesco. E lo dico con emozione per quello che hai fatto e hai dato in uno dei periodi più difficili della storia di tutti. Buon lavoro, Nicolò. C'è un futuro da costruire insieme. Adesso un fuori programma, però ci teniamo a dare un piccolo omaggio, un presente, che è una bicicletta. Dice... Ah, questa non gliela portano via sicuro, visto che c'è il nome. Alzarmi la gonna, no. Allora, prendete la bici, Una impegnativa che non dà nell'occhio. Non dà nell'occhio. È una bici con i colori bianco-rossi di Rimini. E come dicevo, potrà sperimentare le nostre piste ciclabili. Grazie ancora e benvenuto. Grazie. Bene, grazie a Jamil Sadeh Golvad. E adesso vorremmo dare parola alla città di Genova attraverso il vice sindaco Pietro Picciocchi. Cari amici, caro sindaco, eccolo qui, grazie per la vostra accoglienza in questa felice circostanza per la città di Rimini. Rimini, porto il saluto grato e commosso dell'amministrazione comunale di Genova, del nostro sindaco Marco Bucci, di tutti i genovesi e le genovesi che ringrazio, i presenti ma anche quelli che sono collegati con noi, che si stringono oggi alla comunità di Rimini in un momento così significativo. Il Presidente della Repubblica, in una recente occasione, parlando della ricchezza multiforme dei comuni italiani, ha ricordato che è una forza dei campanili quella di sapere unire e non dividere le energie. Ne abbiamo una bella dimostrazione oggi, dove due importanti città del nostro amato paese, geograficamente lontane, ma accomunate dalla nobiltà del fare, dell'essere operose, aperta agli altri, che guardano con fiducia al futuro, si ritrovano per celebrare insieme l'ingresso di Sua Eccellenza Monsignor Nicolò Anselmi quale nuovo pastore della Chiesa di Rimini. Il fatto stesso di menzionare la costruzione del campanile per designare le nostre comunità attesta come il nostro popolo affondi le sue radici nel cristianesimo, che hanno forgiato per secoli l'identità nei suoi valori più alti, ponendo al centro la dignità della persona umana,
radici sempre attuali che costituiscono il baluardo contro l'individualismo che disgrega la nostra società, ci rende più soli, più vulnerabili. La collaborazione tra le istituzioni civili e religiose è imprescindibile per la promozione del bene comune e per la costruzione di una comunità fraterna e accogliente, dove tutti, a iniziare dai più giovani, dai più fragili, possano realizzare la propria personalità e apportare il proprio contributo. Ebbene, a questo spirito di cooperazione leale e costruttiva sono sempre stati improntati rapporti tra gli amministratori locali della Liguria, di Genova e la Chiesa di Genova e i suoi pastori. E qui incontriamo l'opera di Monsignor Anselmi. Abbiamo lavorato insieme, senza rivalità, per migliorare la nostra città, accomunati dalla passione della causa del servizio all'umanità. Ai cittadini di Rimini posso personalmente testimoniare la generosa dedizione del vostro nuovo vescovo, che con bontà, intraprendenza, umiltà e simpatia ha sempre servito la Chiesa di Genova e la città di Genova, negli ultimi anni soprattutto negli angoli più remoti del nostro centro storico, con un'attenzione tutta particolare dedicata agli ultimi e ai giovani, che sempre di più hanno bisogno di una guida. Ma lo abbiamo sempre sentito vicino anche nei momenti tragici della nostra città, come il crollo del Ponte Morandi, come il periodo terribile della pandemia. Con immenso affetto, in una cattedrale gremita, i genovesi lo hanno salutato alcuni giorni or sono, a dimostrazione di tutto il bene che ha profuso in questi anni nella nostra città. Non dubito che Rimini saprà presto apprezzare le doti umane e di saggezza del suo nuovo pastore. Ai cittadini di Genova, che saluto e ringrazio sentitamente, voglio ricordare che se ci rattrista il fatto di non avere più Monsignor Anselmi operante della nostra città, di non incontrarlo più trafelato nel nostro centro storico, dobbiamo certamente essere orgogliosi per questa sua nuova missione, sapendo che ciò che egli potrà donare alla città di Rimini viene dalla sua nostra Genova, dove egli si è formato ed è cresciuto. Sì, cari amici, un pezzo bello, nobile, alto della nostra città oggi si ferma qui. E questo ci aiuta a spalancare il nostro cuore, a ricordare che solo donando quanto abbiamo ricevuto realizziamo pienamente la nostra felicità e quella degli altri. A Monsignor Anselmi, il nostro caro Don Nicolò, chiedo di mantenere sempre saldo il legame con la sua città di origine, amatissima, di portare Genova nel suo cuore e ne sono certo di non farci mai mancare la sua amicizia e il suo consiglio nei momenti in cui ne avremo bisogno. Grazie a tutti per la vostra amicizia e viva Rimini e viva Genova! Grazie, grazie. Grazie. Ecco, ora vorremmo dare la parola alla nuova prefetta di Rimini, da poche settimane è giunta fra di noi, la dottoressa Rosa Maria Padovani. Autorità religiose, civili e militari, presenti tutti, un sentito ed affettuoso ringraziamento per aver voluto testimoniare oggi, nonostante le avversità atmosferiche, la propria presenza in questa piazza altamente rappresentativa per la comunità riminese, la vicinanza al nuovo vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Nicolò Anselmi. Eccellenza Reverendissima, rivolgo a lei l'augurio più affettuoso di potersi sentire pienamente accolto in questa terra meravigliosa, così come è capitato a me che ho assunto le funzioni di prefetto in questo territorio meno di 2 settimane or sono. Ho da subito avuto netta la sensazione che la Romagna è terra di accoglienza, come del resto lo è anche la sua Genova, e non ho dubbi, e me lo auguro dal profondo del mio cuore, che fin da subito lei potrà avvertire anche qui quel calore di sentirsi a casa, che la condurrà ben presto, me lo auguro, ad affiancare agli affetti liguri quello di questo lembo di Romagna. Il secondo augurio che sento di formularle
si propone in realtà in una condizione di reciprocità. Auspico che il suo cammino, che confido essere lungo e fruttuoso alla guida della diocesi di Rimini, possa avere numerosi punti di incontro e di collaborazione e dialogo leale e incondizionato con tutte le istituzioni di questo territorio. L'edificazione del bene comune, infatti, obiettivo fondante anche della Chiesa, che inquadra l'umanità non solo nella sua dimensione verso la trascendenza, ma anche nel suo cammino, hic et nunc, qui ed ora, per contribuire ad una civiltà, per dirla come qualcuno ha già fatto prima di me, del pane e della grazia. Una civiltà oggi riferita naturalmente alla nostra comunità, che sia capace quindi di non distogliere mai lo sguardo dalle esigenze primarie della vita quotidiana delle persone, seppur senza venir meno all'insopprimibile anelito di elevare il proprio spirito. La sua storia, Eccellenza, rivela che lei è già ampiamente sintonizzata in questa prospettiva e anche questa terra, come gli esempi di Don Oreste Benzi e del beato Alberto Marvelli dimostrano, solo per citarne alcuni, è da sempre impegnata a non lasciare indietro nessuno. Il terzo e per il momento ultimo augurio che mi sento di esprimerle in occasione di questo suo solenne ingresso lo traggo dalla Costituzione dogmatica Lumen Gentium, che attribuisce al Vescovo una triplice funzione, quella di insegnamento, di santificazione e di governo. Il Vescovo è maestro, sacerdote e pastore. L'augurio più sentito è che nell'esercizio del suo mandato sia fedelmente coadiuvata dai presbiteri che la medesima Costituzione dogmatica definisce provvidenziali collaboratori dell'ordine episcopale, e sia seguito con incisivo coinvolgimento e conseguente testimonianza nell'azione di buon pastore da tutta la Chiesa locale che le è affidata. Come rappresentante del governo sul territorio, sono certa che lei sarà, intanto per me certamente, un riferimento con cui guardare con attenzione e consapevole dedizione, anche nell'esercizio di prerogative proprie della mia funzione. E sono convinta che le ottime relazioni intessute dai miei predecessori con il suo predecessore, il Vescovo Francesco, che ringrazio infinitamente, saranno proseguite e, se possibile, rafforzate anche nell'incipiente rapporto istituzionale con la sua persona. Auguri e buon lavoro, Vescovo Nicolò. Benvenuto. Ora siamo arrivati insieme. Assolutamente sì, solo con qualche giorno di anticipo. Un buon inizio per tutti. Ecco, dopo il saluto delle realtà istituzionali civili, diamo ora invece la parola alle realtà ecclesiali, iniziando con Sua Eccellenza Monsignor Marco Tasca, Arcivescovo di Genova, che accogliamo noi il suo saluto. Eccellenza, Signor Francesco, autorità, caro Don Nicolò, una battuta, ve lo mandiamo buono e bravo. No, non rovinate, ce lo vuol dire. Adesso voglio, bello, lasciamo buono e bravo sicuramente. Nemmeno magro. Davvero credo che per noi come Chiesa di Genova è davvero un senso di tristezza, è innegabile. Già abbiamo fatto il consiglio episcopale e la sua sedia era vuota. E questo per noi è un momento difficile, per noi sì. E siamo anche convinti che il Signore fa la sua storia, la fa con tutti noi, la fa anche con Don Nicolò. Quindi davvero l'augurio che io faccio è quello di avere la grazia di quello che io ho scoperto in questi 2 anni e mezzo con Don Nicolò.
un fratello, un amico, uno che mi ha aiutato a entrare nella chiesa di Genova, nella città di Genova, con il suo stile quello molto, molto fraterno, di ascolto, di comprensione, di stare vicino. È quello che dicevo anche, che sempre mi ha colpito in questi 2 anni e mezzo, la sua capacità veramente di ascoltare una volta, 2, 3, 5, per cercare di capire meglio, per cercare sempre più di approfondire, di stare vicino alla persona che il Signore gli metteva accanto. Quindi credo che davvero sia una grande, bella dote, Nico, che il Signore ti ha fatto, e che certamente qui saprai vivere, saprai condividere, e anche il tuo senso, la tua attenzione agli ultimi, ai poveri, stare attento a questa realtà senza clamore, senza fare, ma davvero questa vicinanza che a me ha colpito in maniera particolare. L'augurio è che sì, adesso è a Rimini, ma è sempre genovese, cambierai la residenza, va bene, bisogna farlo nella vita, ma il sentire davvero che dove tu sei nato, cresciuto, fatto prete e vescovo, è davvero un grande dono che tu hai, che noi ci teniamo, che continui davvero, Nico, a vivere insieme con noi. Grazie, Nico, del tuo servizio, e grazie per il tuo futuro. Grazie, Monsignor Tasca. Ecco, ora lasciamo la parola invece a Monsignor Francesco Lambiasi. Caro Don Nicolo, per usare il genere letterario gastronomico che qui a Rimini è molto vivace, questo è solo un aperitivo, vedrai poi quando passiamo al primo, al secondo, al dolce e quant'altro. Sì, dunque io non so se do una informazione, una interpretazione troppo teologica di questo che chiameremmo maltempo, ma sono convinto che fa un po' freddino perché ci dobbiamo scaldare le mani, vero? Proviamo un po', ecco qua, benissimo. Ecco, ritengo che questo tempo un po' bizzarro, un po' strano, il Signore lo permetta oggi a noi proprio perché, per contrasto, noi vogliamo farti sentire tutto il calore della nostra accoglienza. Per carità, non vogliamo fare concorrenza a Genova, caro Arcivescovo, ma lasciamo che parlino i fatti. Ecco, mi sembra che ancora adesso, tenendo l'ombrello in mano, non possiamo battere le mani. Non so come fate a Genova con l'ombrello così. Vediamo noi. Ecco qua, benissimo. Allora, sì, dopo di me toccherà a te anche in questa litania di interventi, ma siccome all'inizio ha aperto la serie il nostro caro sindaco Jamil, io vorrei dire semplicemente questo: noi come chiesa riminese non solo non vogliamo fare concorrenza alla società civile, alle autorità istituzionali civili, ma noi ci sentiamo chiamati, noi cristiani, a dare un'anima a questa città, un'anima profondamente umana. Questo compito però noi cristiani non possiamo e non vogliamo eseguirlo da soli, perché qui la comunità riminese è un po' uno spaccato, se vogliamo, di tutto il paese, di tutta la nazione, di tutta la nostra patria, perché qui ci sono oltre l'11% di immigrati, e c'è, per nominarne solo alcune, ma l'elenco sarebbe davvero sterminato,
la comunità albanese, per esempio, la comunità cinese. Sembrate pochi pochi. Sì. Allora, ecco, noi insieme alle altre confessioni cristiane, alle altre religioni qui presenti, ma non voglio davvero escludere nessuno, non posso, non debbo escludere nessuno, insieme a questa bella società, è davvero bella, guarda, mi hanno dato anche la cittadinanza onoraria, quindi io parlo anche da concittadino, sono interessato. Grazie ancora, caro sindaco, grazie. Ecco, noi insieme, questa è la parola che ci si deve piantare oggi nel cuore, insieme, tutti i cristiani siamo nell'ottavario per l'unità dei cristiani e nel tuo stemma tu hai scritto ut unum sint. Noi abbiamo qui in mezzo un latinista, Don Romano, dove sta? L'avevo visto prima, ecco. Ecco, Don Romano ci saluta a due mani. E ut unum sint non sono parole di Don Nicolò, sono parole di Gesù, che siano tutti insieme una cosa sola. Questo è il messaggio che noi vogliamo dire, e che il Signore o mandi una pioggia torrenziale per farci capire che Lui ci benedice, o ci mandi un sole splendente, ma per dire che insieme significa insieme con Gesù, e Gesù non è contro nessuno, neanche contro i suoi uccisori. Ecco, questa è l'anima che noi vogliamo dare alla nostra città. Per carità, non significa che l'anima Rimini non ce l'abbia, ma l'anima deve nascere, se posso usare questo termine, deve rinascere, deve vivere, deve rivivere ogni giorno, altrimenti si muore. Allora, l'augurio che ci facciamo qui in questa piazza, dove c'è una statua di un Papa che ci ricorda lo Stato Pontificio, ma soprattutto c'è una Madonnina lì all'angolo che vuole vegliare sulla nostra città. Facciamo un po' concorrenza a Milano, la Madonnina del Duomo, quindi mica, noi siamo a quel livello lì. E che noi ogni anno visitiamo qui l'8 dicembre e rivolgiamo a Maria una preghiera che più o meno vuol dire questo: cara Maria, non rimanere lì, scendi per le nostre strade, dacci una mano, c'è tanta miseria. Qualche sera fa abbiamo fatto con il sindaco Jamil il giro dei senza tetto. Quanti ce ne sono? E poi tutti gli altri problemi che ci sono per le nostre strade. Sto sforando, devo finire. Auguri a tutti, auguri a te carissimo, e buon cammino anche con l'ombrello. Ecco, infine ovviamente diamo la parola a Monsignor Nicolò, e per quello che ritiene di doverci dire come città, come comunità cristiana. Io, per non sfigurare troppo, mi sono preparato anch'io un piccolo discorso, però qui andava con tutti questi oratori, andavo a farci una figura da cioccolataio, con tutto rispetto per i cioccolatai. Allora, provo a un po' a parlare, un po' a leggere, con questo suono di campane e un po' di emozione che mi prende il cuore. Tanto, prima di tutto, grazie a tutti di questo momento, grazie ai miei due fratelli vescovi, tutti i sacerdoti che mi hanno accompagnato, grazie al sindaco, alla prefetto, a tutte le autorità, anche al vice sindaco di Genova, la dottoressa Arzà, anche rappresentante della città metropolitana. Insomma, grazie veramente a tutti voi di essere qui anche sotto la pioggia. Ho scritto una roba seria, quindi preparatevi. Grazie, perché penso che in fondo i sogni
dei vescovi, dei preti, degli amministratori abbiano alcuni aspetti comuni con i sogni di tutti noi, ecco. Perché penso che nel cuore di tutti noi, anche qui riuniti, ma non solo, ci sia il vero grande sogno, sia quello della felicità e il benessere di tutta la gente, proprio di tutti, specialmente di chi è più fragile, no? Un tempo si diceva che la religione e la politica dovevano essere mondi assolutamente distinti, così mi insegnava il professore di filosofia. E invece, se si concepisce la vita come un servizio e non come l'esercizio di un potere, allora tutti sono benvenuti a chi ci sta a questo gioco, quello di stare insieme bene, addirittura. E credo che noi dobbiamo, credo che tutte le persone qui raccolte, con ognuno con le sue responsabilità, debbano, possano pensare la vita come l'esercizio di un servizio. San Paolo VI, forse appoggiandosi ad Aristotele, così si dice che la politica è la forma più alta dell'amore, perché guarda al bene di tutti. E allora voglio ringraziare tutta la comunità civile, poi gli aspetti un pochino più religiosi magari ne parliamo in cattedrale, voglio ringraziare tutta la comunità civile che pensa al bene di tutti, che pensa veramente a un mondo dove regna l'amore e il bene per tutti, ma non soltanto gli amministratori politici, le autorità militari, ma anche gli imprenditori, i medici, i docenti, tutti i lavoratori, i commercianti, gli operatori di turismo, tutti coloro che si impegnano perché ognuno possa donare qualcosa di sé. Ecco, io ho imparato questa cosa qua, che tra tutte le cose che pretesche che ho fatto nella mia vita, la cosa più entusiasmante è stata quella di organizzare, sì, forse delle feste, dei ritiri, dei pellegrinaggi, delle giornate mondiali della gioventù, ma la cosa più bella è quella che riesce a far, è quella all'interno della quale una persona riesce a rinascere, una persona che sta male riesce a ripartire, una persona che è morta a risorgere, una relazione che era spezzata a... ecco, questa, io vorrei che tutti insieme ci impegnassimo perché tutti possano riscoprire che sono, hanno una loro bellezza e possono donare qualcosa. Ho imparato che la disoccupazione, questo è un grande problema per Genova, non so, per la Romagna, per Rimini, è veramente una tragedia, perché la persona che non trova un lavoro, la persona che vive nella precarietà, che si alza al mattino e percepisce che la società non ha bisogno di me, io che sono inutile, penso che sia una cosa terribile. Terribile, per cui mi permetto di dire a tutti gli amministratori qui che insieme a tante persone, a tanti imprenditori che vedo anche qua, anche genovesi, mi impegnerò strenuamente perché tutti possano avere il loro posto nella società. Vedo anche tanto mondo del volontariato, il Signore veramente benedica anche questo mondo così, come mi ha detto Monsignor Francesco, qui a Rimini è vivissimo, così come anche a Genova, e quindi grazie di tutto ciò che fate nella gratuità dell'amore di Dio. Da credente devo dire anche che questa opera di impegno per il bene comune è sostenuta dallo Spirito Santo, io l'ho sentito tante volte presente nella mia vita e quindi credo che ci sia anche qui, credo che abbracci tutto il mondo e quindi non abbiamo paura, devo dire la verità, io non ho paura di niente, ecco, perché sento, direi una bugia se non fosse così, perché c'è lo Spirito che è con noi, per noi cristiani. E concludo. Amare ed aiutare i più deboli non è un optional, un modo per sentirvi vai, ma è un comandamento. Cioè non è una roba che possiamo fare o possiamo anche non fare. Vi do un comandamento nuovo, l'unico,
che è il comandamento dell'amore, dice Gesù, e che li riassume tutti. Alla fine dei tempi a tutti Dio chiederà. Che io avevo fame, avevo sete, ero in carcere, ero povero, ero solo, tu mi hai considerato o no? Lo chiederà a tutti, credenti, non credenti, quelli che hanno riconosciuto Gesù nell'altro e anche quelli che non l'hanno riconosciuto. Quindi per evitare di fare delle brutte figure è meglio che ci diamo tutti da fare. Grazie e facciamolo insieme. Bene, grazie davvero a signor Nicolò. Ecco, ora abbiamo concluso i saluti e i vari interventi, quindi possiamo pian piano incamminarci verso la cattedrale, dove alle 4:30 inizierà la Santa Messa. Io volevo dire che la diocesi di Rimini mi ha regalato una bicicletta, la moto ce l'aveva già, ma quella di Genova mi ha regalato una macchina. E è più grande Genova, è più grande. È più grande. Bene, come sapete poi la liturgia è anche trasmessa via internet e anche sulla televisione al canale 18 su Icaro TV. Bene. È finito il momento istituzionale, questo in piazza, che pur nel rispetto del ruolo di ogni singola persona che ha parlato ha avuto anche quel tono di amicizia, di festa che è propria di questa giornata, e nella capacità di stare nel cerimoniale ma anche con simpatia, con desiderio di condividere gli uni con gli altri in questo passaggio di consegne, quasi di una comunità, quella genovese, che dona un vescovo buono e bravo, come lo ha definito l'arcivescovo Tasca, per questa comunità. E direi, Paolo, che già il vescovo Nicolò nel suo discorso, breve discorso qui in piazza, ha toccato alcuni elementi propri dell'impegno della comunità cristiana a servizio della comunità tutta. E già ha dato alcune piste di lavoro e anche di priorità nel suo impegno. Sì, l'assist diciamo che gliel'ha fornito il Vescovo Francesco quando ha citato appunto lo stemma e il titolo dello stemma, ut unum sint, che siano una cosa sola, parole di Gesù, e che poi sono state declinate dal Vescovo Nicolò quando ha parlato, ecco, della Chiesa e della società civile, questa possibilità di lavorare insieme tutti e ciascuno senza esclusione per il bene comune, perché tutti possano raggiungere la felicità, ciascuno facendo la propria parte. Poi davvero è stato molto accalorato l'invito finale, citando il comandamento nuovo, l'unico che li riassume tutti, è quello dell'amore, e appunto l'invito è: attenzione, rimbocchiamoci le maniche per non fare brutta figura quando saremo chiamati poi davanti a Gesù, ecco, a dover rendere conto se siamo stati attenti al nostro vicino, come ci ha ricordato il Vescovo Nicolò, che ci chiedeva sete, da mangiare, un vestito, un accompagnamento. Ecco, ho detto, possiamo cominciare da ora, ciascuno nel proprio posto, che ciascuno abbia il proprio posto, ha detto, ed è stato rimarcato subito da un applauso questo suo passaggio, che ciascuno in questa città, in questa provincia, in questa diocesi possa avere il proprio posto per donarsi agli altri.
Ha citato le diverse anime della città, quelle imprenditoriali, civili, nel desiderio che ognuno possa fare il proprio, perché come ricordavi Paola alla fine ha detto proprio questo, cioè saremo tutti chiamati a rendere conto, credenti e non credenti, quindi è bene che ognuno faccia nel modo migliore la propria parte. Vorrei commentare insieme con te, prima poi di tornare su altri passaggi anche dei discorsi di apertura di questa giornata, che è stato comunque un momento più raccolto forse che se fossimo stati nel pieno della primavera o nel pieno dell'estate, forse l'estate a Rimini in realtà neanche tanto, però ecco, c'è stata una bella sintonia, una bella comunione che si è sentita qui in piazza. Il Vescovo Francesco l'ha detto più volte, facciamo sentire già da subito il calore di questa terra al nuovo Vescovo Nicolò. Sì, anche scherzosamente ha anche invitato, ecco, ad applaudire anche coloro che avevano gli ombrelli aperti, perché sì, è un segno, è un gesto da subito di accoglienza, la stessa accoglienza di cui ha parlato il sindaco della città di Rimini, Jamil Sadegholvad. Ed è stato sì davvero un bel momento in questi interventi molto diversi fra loro, articolati, perché chiaramente parlava il sindaco, parlava il prefetto, l'arcivescovo di Genova che ancora una volta, ecco, si è lasciato sfuggire l'emozione per questo fratello. Infatti alla fine Simone lo ha chiamato Nico, ha tolto anche ogni appellativo, semplicemente Nico, però sono stati anche momenti dove già ci sono delle tracce molto belle e molto importanti, delle piste che sicuramente saranno lavoro già da domani. E poi lo stesso Monsignor Nicolò ci ha dato a tutti l'appuntamento in Basilica, perché ha detto, ecco, qualcosa di più e qualcosa di più religioso lo dirò in cattedrale, dove ci apprestiamo a incamminarci in questo corteo per Corso d'Augusto per arrivare in cattedrale per le 16:30 con la celebrazione della Santa Messa. Noi chiaramente stiamo con voi per tutto il tempo, Paolo, anche noi camminiamo insieme al corteo, è un corteo libero con grande libertà delle persone, insomma, che sono dietro al Vescovo Nicolò, accompagnato dal nostro Vescovo Emerito, Monsignor Francesco Lambiasi. Paolo, c'è anche il tema bello di alcuni spunti proprio che mi hanno colpito, perché il Vescovo Nicolò ha parlato di disoccupazione, lui l'ha ricordata come una piaga della Genova da cui arriva, ma allo stesso tempo probabilmente ha già anche colto alcuni elementi magari di un lavoro precario, di un lavoro complesso legato anche al mondo turistico tipico anche della nostra terra. Oltre a questo forse c'è da dire anche il valore del volontariato. Qui oggi ad accompagnarlo ci sono tanti scout, già Monsignor Lambiasi gli ha detto che il mondo del volontariato riminese è un mondo molto ricco, molto variegato, e immagino che già il suo colpo d'occhio su quei fazzolettoni lo abbia colpito, cioè lui poi che ha organizzato anche tante giornate mondiali della gioventù con i giovani ha un rapporto molto bello. Ne parlavamo, Simona, durante i giorni della Chiesa, il programma settimanale di Icaro TV, di come in questi anni di servizio di Monsignor Francesco uno dei tratti caratteristici è stato quello del dialogo, e del dialogo che ha saputo intessere anche tra le associazioni laicali, i movimenti e quello che è nato da questo dialogo. E abbiamo sempre citato, ecco, come uno degli elementi caratteristici quanto è accaduto durante la beatificazione di Sandra Sabatini, dove molte associazioni hanno lavorato insieme. Lo stesso anche oggi, perché è vero, il colpo d'occhio oggi va subito agli scout che hanno preparato questo servizio d'ordine, ma ci sono anche altre realtà che stanno lavorando per questa giornata perché tutto vada per il meglio. Quindi un'altra dimostrazione di questa unità, e ritorniamo di nuovo allo stemma del Vescovo e a questa che poi è stata ricordata anche da Monsignor Francesco mentre passava quasi il testimone qui in piazza al suo successore, di questa unità di intenti soprattutto all'interno della Chiesa. Non vorrei, Paolo, che i regali
lì che hanno fatto a Monsignor Anselmi, sia a Genova che anche qui a Rimini, gli diano proprio simbolicamente questo andare. Lui ha detto: io non ho paura di niente, lo ha detto a chiare lettere, perché so che lo Spirito Santo mi accompagna, e quindi non c'è paura quando sai di essere in questa fedele compagnia con lo Spirito. Però effettivamente il dono dell'automobile, ricordiamolo, fatto dagli amici della diocesi di Genova, la bici regalata dal sindaco e quindi dalla città di Rimini con i colori bianco-rossi, ricordandogli le tante piste ciclabili che potrà intraprendere per andare da una parte all'altra della città, ma direi anche di larga parte della diocesi, e poi anche insomma questo dono che continua a raccontare un andare, lo possiamo dire, perché in fondo è un'avventura che è un andare, anche quella che inizia oggi. Beh, diciamo che la storia di Don Nicolò parla per lui, intanto, perché sappiamo che davvero è un sacerdote abituato a muoversi molto e con ogni mezzo. Lo ha ricordato anche il vice sindaco di Genova, quando ha detto che non lo vedremo più magari da genovesi correre o camminare trafelato per le vie del centro storico. Quindi questo sappiamo che è un suo tratto saliente, quello davvero di muoversi incontro alle persone, alle persone di ogni credo, di ogni condizione, tutte accomunate da questo desiderio di felicità. E credo che questo sia un tratto che conserverà anche a Rimini, e anche per questo abbiamo applaudito ai regali che gli sono arrivati e che vanno tutti in questa direzione. E anche questo riferirsi allo Spirito Santo l'ha fatto tre volte oggi nel suo breve discorso, lo ha fatto anche nell'ultima intervista che ha rilasciato al Ponte, al settimanale Il Ponte, questo riferirsi allo Spirito Santo come davvero un suo scudo, baluardo, e per questo ha detto: non ho paura di niente, sono pronto a tutto, e non potrebbe essere diversamente, veniva quasi da sottolineare. E mentre noi parliamo, Paolo, con le immagini dei tanti operatori oggi di Caro TV, anzi permettimi di ringraziarli tutti quanti, così come ringrazio Telepace Chiavari che ci permette anche di far vedere questa giornata così speciale anche in tutta la Liguria e anche via satellite, per cui per chi ci volesse seguire anche in giro per l'Europa, vediamo proprio le immagini del nostro Vescovo Nicolò insieme al Vescovo Emerito Francesco, che gli sta indicando dei luoghi incuranti della pioggia, mi verrebbe da dire, perché sì, c'è l'ombrello, ma c'è soprattutto il desiderio di fare questo primo bagno nella città di Rimini, ed è molto bello proprio questo corteo che liberamente in questo momento siamo sul Corso d'Augusto, loro sono già nei pressi di Piazza Tre Martiri e poi pochi passi e si arriverà in Basilica Cattedrale. Questo richiamo anche, Paolo, al fatto che la cosa più grande che lui dice è stata bella nella sua vita non è le cose che ha fatto, ha organizzato tanti eventi, tante feste, ricordiamo che c'è la sua mano dietro tanti appuntamenti della Giornata Mondiale della Gioventù in giro per il mondo, però dice: i momenti più belli sono stati quando ho visto una persona ferita risorgere, quando ho visto una relazione ammalata resuscitare. Ecco, quelli sono i momenti più belli anche della sua vocazione episcopale. Sì, hai fatto benissimo, Simona, a sottolineare quel passaggio, perché è stato un passaggio davvero decisivo di questo suo primo intervento riminese, breve ma già molto intenso, perché è vero, il curriculum di Don Nicolò è molto lungo, è ricco di servizi che ha reso alla Chiesa genovese, ligure e italiana, ha organizzato la GMG per gli italiani in due occasioni, chiamato da Papa Benedetto XVI, ha avuto anche altissimi altri ruoli. Ricordiamo che solo la settimana scorsa, poco prima proprio di arrivare a Rimini, è stato in pellegrinaggio in Terra Santa come rappresentante della Conferenza Episcopale Italiana. Quindi di ruoli anche diciamo istituzionali ne ha davvero ricoperti tanti, incarichi prestigiosi, però come ricordavi tu, quello che gli è rimasto nel cuore sono davvero invece queste resurrezioni personali, familiari, collettive a cui ha potuto assistere e a cui magari ha potuto dare una mano, dare il là.
ed è anche molto bello davvero che le persone continuano questo corteo libero, davvero quasi incuranti della pioggia che adesso ha cominciato davvero a essere molto più insistente. È anche molto bello vedere i vescovi in testa al corteo che camminano quasi godendosi questo paesaggio, ma d'altra parte il vescovo Francesco ha detto: è freddo, ci scalderemo le mani. Ed è solo l'antipasto, e quindi insomma ricordando anche l'amore per la cucina tipico della nostra terra. Noi avevamo promesso però alcuni regali, alcune perle in questo pomeriggio, e lo facciamo grazie agli amici genovesi, perché ci siamo detti: chi meglio di chi vuole bene a Don Nicolò ci può aiutare anche ad accoglierlo nel modo migliore. Lo ha fatto la piazza, tra poco lo farà la comunità ecclesiale riminese in Basilica Cattedrale, però sicuramente la voce di qualche amico genovese ci può aiutare anche ad essere per lui anche coloro che possono accompagnarlo in questo nuovo cammino. Abbiamo raggiunto proprio in questi giorni, tra l'altro lui oggi è qui ad accompagnare Don Nicolò, un grande amico del nostro nuovo vescovo, Don Pietro. Don Pietro con lui ha fatto strada in seminario, è diventato prete un anno prima di lui, e hanno condiviso tanto quella che lui ha definito una vera e propria fraternità sacerdotale. Allora, grazie alla nostra regia, proponiamo proprio l'intervista a Don Piero. Siamo conosciuti senz'altro quando è entrato in seminario lui. Io ero già in seminario da tempo, e sono, diciamo, ordinato un anno prima di lui. Però quindi il seminario l'abbiamo fatto, gli ultimi anni di teologia l'abbiamo fatto insieme. Quindi lì è nata ed è cresciuta un po' l'amicizia, dal campo di calcio a momenti di preghiera, diciamo. E l'aver condiviso questi momenti, poi ordinati sacerdoti, prima io, poi lui, l'anno seguente lui, abbiamo approfondito e anche pensieri, ipotesi, sogni, alcuni che abbiamo realizzato anche di una certa fraternità sacerdotale. La fraternità penso sia una caratteristica di Nicolò, la disponibilità e anche l'aspetto veramente di condivisione di vita e di fede, di preghiera. Direi che è da tutti riconosciuto come una persona molto molto umana, ma vorrei dire qualcosa di più, che non solo l'umanità, anche la spiritualità, proprio il legame con la parola di Dio, con la preghiera, da condividere con gli altri, dalle persone più bisognose alle persone, vorrei dire, più facoltose, nel senso di saper stare con tutti. Penso sia un po' una caratteristica sua, quindi l'attenzione grande che lui ha per i poveri, ma anche l'attenzione grande che ha per la comunione nella Chiesa. Ma il consiglio penso di accoglierlo davvero come direi come un fratello, anche se il vescovo è una figura paterna, veramente con grande confidenza, amicizia, che chiaramente andrà crescendo, mi auguro, vivendo insieme, condividendo. Ma lui è molto, dico io, eclettico, nel senso è un uomo che è amante della montagna, ma penso anche amante del mare, quindi nel senso dai vari monti lui non ha problemi a fare né camminate e ti direi quasi neanche né nuotate. Ma a parte questo, il fare anche delle iniziative o veramente di conoscenza, in amicizia, magari a piccoli gruppi, perché i gruppi troppo grandi poi non si riesce neanche ad apprendere, poi già a poco sì, ma vuol dire, l'aspetto di condivisione penso sia una delle cose più belle che si può vivere con lui. L'augurio che Gesù possa veramente parlare tramite la sua vita, così come ha fatto qua, e che davvero possa essere strumento, docile, ecco, nelle mani di Gesù per voi, e possiate camminare veramente su questa strada di santità, che poi è la strada in mezzo a tante strade nostre,
in mezzo ai nostri quartieri, in mezzo alle nostre case, ma dove lui possa veramente lasciar trasparire, in mezzo ai suoi limiti che ha come tutti quanti, però che possa trasparire l'azione di Dio nella sua vita e nella vostra vita di Chiesa. Camminare veramente su queste strade di santità, che poi le strade in mezzo a tante strade nostre, in mezzo ai nostri quartieri, in mezzo alle nostre case, dove lui possa veramente lasciar trasparire, in mezzo ai suoi limiti che ha come tutti quanti, però che possa trasparire l'azione di Dio nella sua vita e nella vostra vita di Chiesa. Questa era la voce di Don Pietro Pigollo, l'abbiamo sentito, un amico genovese, l'abbiamo sentito anche un po' emozionarsi alla fine di questo suo intervento, perché sicuramente in Don Nicolò vede l'amore per gli altri e anche in questa tensione forte ad una fraternità sacerdotale. Intanto noi vediamo le immagini dei sacerdoti che velocemente entrano all'interno della chiesa. Oggi concelebreranno questa santa messa, quindi si vestiranno con i paramenti sacri e poi insieme ai sacerdoti presenti, che sono attesi circa 140, e procederanno alla solenne processione per l'ingresso in Basilica Cattedrale. Concelebreranno questa santa messa, quindi si vestiranno con i paramenti sacri e poi insieme ai sacerdoti presenti, che sono attesi circa 140, e procederanno alla solenne processione per l'ingresso in Basilica Cattedrale. Chiaramente la pioggia non aiuta a rimanere qui all'esterno della Basilica Cattedrale, dove è stato allestito il maxi schermo, però c'è un grande desiderio di partecipazione, tante persone si sono fermate alla Chiesa dei Paolotti, dove sarà possibile non solo seguire la celebrazione ma viverla appieno. Intanto le immagini ci riportano anche il momento della preparazione del Vescovo Nicolò, ma anche degli altri Vescovi che si stanno preparando per la celebrazione. Ricordiamo che inizierà alle 16:30 e noi a questo punto siamo praticamente pronti di entrare anche noi in chiesa per seguire la celebrazione, per commentarvela ancora una volta insieme, ma abbiamo un'altra testimonianza, in questo caso è quella di Simonetta. Simonetta è un'amica di Monsignor Nicolò Anselmi, hanno condiviso tante esperienze insieme come rappresentanti, pur con ruoli diversi, della pastorale giovanile. E con Simonetta raccontiamo un altro momento importante della vita di Don Nicolò. La sentiamo. Conosco Don Nicolò da circa 30 anni, perché era giovane sacerdote nella mia parrocchia, io facevo l'animatrice del dopocresima e quindi da lì ci siamo conosciuti e poi abbiamo collaborato per tantissimi anni nella pastorale giovanile. Perché io ero l'incaricata laica della regione Liguria, lui era il sacerdote responsabile e quindi abbiamo lavorato tanto insieme. Quando penso a Don Nicolò penso ad un uomo di Dio, un uomo che ci crede davvero, ecco, e questo non è una banalità anche per un sacerdote, è una cosa importante, fondamentale. Quando parli con lui capisci che è un uomo di grande spiritualità e che ci crede davvero in quello che fa. E è un uomo sicuramente, un sacerdote, attento a chi ha bisogno, attento agli umili, ai più deboli, ma non solo in modo assistenziale,
ma vuole dare a tutti una possibilità, una nuova possibilità di rivincita, quindi molto attento anche a creare opportunità, a creare lavoro, a far crescere, a formare le persone, quindi ha un approccio veramente, secondo me, unico nella relazione con gli altri. Don Nicolò è una persona che non lascia solo nessuno. Ecco, io mi ricordo nelle giornate mondiali della gioventù, a volte c'erano percorsi di fatica, ad esempio per arrivare dal luogo dove poi avremmo visto il Papa, c'erano tanti chilometri da fare. Se lui vedeva che insomma c'era qualcuno in difficoltà o uno zaino da portare perché era troppo pesante, ci pensava lui, ecco. E queste erano immagini che noi ancora abbiamo nel cuore. Ecco. Beh, sicuramente i riminesi devono essere pronti a tutto, ecco. Devono essere pronti soprattutto ad azioni di grande coraggio e ad azioni di amore. Don Nicolò è un uomo sicuramente, è un ingegnere, ma anche un uomo creativo e anche uno spirito imprenditoriale molto, molto forte, uno spirito di una voglia di costruire. Quindi sicuramente dovete essere pronti a questo, grandi azioni di amore e di coraggio. E in questi giorni noi abbiamo visto qualche lacrima anche da parte di Don Nicolò, perché comunque c'è anche un po' di tristezza di lasciare le tante persone con cui ha collaborato e ha fatto grandi cose in questi anni. Gli auguro una cosa di cui sono certa, insomma, che troverà tante persone, tanti amici che lavoreranno con lui e che davvero con l'aiuto di Dio riuscirà a costruire cose ancora più belle, ecco. Quindi sono certa che sarà una esperienza, un'avventura, una strada, un cammino per lui meravigliosi.
il tempo di entrare in Basilica Cattedrale, di sistemarci per seguire al meglio la celebrazione che inizierà tra qualche istante. E siamo qui, abbiamo sentito la voce di Simonetta che con Don Nicolò ha vissuto tanti momenti insieme ai giovani, ha usato questa metafora molto bella della capacità di portare lo zaino di tante persone in difficoltà da parte di Don Nicolò, una metafora che sicuramente lo accompagnerà anche negli anni di episcopato a Rimini, o meglio è quello che gli auguriamo, di poter essere sempre un compagno di viaggio anche con la possibilità di portare uno zaino, e forse perché no qualche volta che ci sia qualcuno, qualche riminese che accompagni lui nel portargli anche lo zaino, un pezzettino dello zaino qualora si sentisse un po' affaticato. Come potete vedere la chiesa è già gremita in ogni ordine di posto, perché per entrare in Basilica Cattedrale era necessario avere anche la passaggio attraverso una, insomma, un richiamo a tutte le persone presenti. Si tratta di realtà associative, di parrocchie, movimenti, chiaramente anche tutti i sacerdoti, sono 140 come abbiamo detto, quelli che concelebreranno il messa di oggi, tutte le autorità sia riminesi che genovesi, quindi ci predisponiamo anche in questo momento per vivere al meglio la funzione, la celebrazione di insediamento del Vescovo. Sono le 16:10, si stanno preparando i sacerdoti, si stanno preparando i vescovi per vivere la celebrazione. Noi abbiamo però un altro contributo, in questo caso possiamo dire che giochiamo in casa, perché a farci arrivare il suo messaggio è Don Fausto Brioni, che è il direttore di Telepace Chiavari. Oggi siamo insieme, diciamo Emilia Romagna e Liguria, grazie a Dicaro TV e a Telepace Chiavari, così che sia il popolo riminese che non può essere presente in Basilica Cattedrale o ai Paolotti e anche tutti gli amici di Genova possano seguire questa celebrazione di insediamento. Allora sentiamo proprio quali sono gli auguri che Don Fausto fa a Monsignor Nicolò Anselmi, e anche qual è il messaggio che vuole dare agli amici riminesi. Di Don Nicolò ho un bellissimo ricordo delle prime ore di lezione nella Facoltà Teologica di Genova, quando appena entrati in seminario abbiamo cominciato le lezioni della facoltà ed eravamo compagni di banco. Ci siamo presentati, lui veniva dalla facoltà di ingegneria, io venivo dal lavoro e non eravamo più ragazzini, perché siamo entrati allora un pochino più adulti rispetto a molti nostri compagni di classe che avevano fatto anche il seminario minore. Ed è nata subito un'amicizia, e devo dire di Nicolò proprio la sua capacità di relazione, la sua
amicizia affettuosa, la capacità di entrare subito e anche un po' di stupore a trovarci di fronte alle materie teologiche con un inizio di un percorso di formazione che poi è durato tanti anni per ciascuno di noi e che è cresciuto poi in un'amicizia che è maturata anche durante le giornate mondiali della gioventù, quando ci siamo incontrati in giro per il mondo con i nostri giovani e poi nelle varie occasioni che si sono presentate qua in Liguria. Gli faccio i migliori auguri, così come tanti amici che lo hanno conosciuto in questi anni, lo hanno apprezzato e gli vogliono senz'altro bene. Speriamo che l'andare a Rimini non voglia dire allontanarsi, ma restare in quel rapporto d'affetto, di bene, che ci ha sempre unito, sempre legati, anche se magari non ci si vedeva tutti i giorni, ma nel ritrovarsi nelle varie occasioni sempre con lo stesso spirito, lo stesso affetto, lo stesso bene di allora cresciuto nel corso degli anni. Auguri Don Nicolò, buon servizio e ti auguro di trovare tanti amici, sicuramente li troverai come li hai trovati qua nella tua attività e nelle tue tante relazioni che hai saputo costruire in questi anni. Possiamo ringraziare gli amici di Genova che ci hanno aiutato così a vivere anche questo momento di passaggio tra Piazza Cavour, dove abbiamo vissuto il primo evento istituzionale, e ora la Basilica Cattedrale di Rimini, il nostro Tempio Malatestiano, oggi vibra di una grande emozione, che è quella di accogliere la prima messa, non solo la prima messa da Vescovo, ma la prima messa di Monsignor Niccolò Anselmi. E abbiamo avuto la possibilità di ascoltare qualcosa di lui, del suo carisma, della sua tensione spirituale da Don Pietro, da Don Fausto, che sono stati e sono suoi due grandi amici, continueranno ad esserlo anche ora che lui è vescovo a Rimini. Probabilmente più spesso verranno anche sul nostro mare Adriatico e non solo su quello ligure, si incontreranno quando Don Nicolò tornerà a Genova. E in questo momento c'è la Basilica Cattedrale tutta in attesa, perché visto il tempo, ahi noi, per fortuna, diciamo, durante il momento di piazza c'è stata la possibilità di ascoltare le voci che si sono alternate con sì un po' di pioggia, ma solo a piccoli tratti, poi ha cominciato a piovere vigorosamente, ma il tempo di arrivare in Basilica Cattedrale.
11:20 Paolo, mancano 10 minuti all'inizio della celebrazione, ancora insieme dalla Basilica Cattedrale, siamo nella nostra parte registica, approfittiamo di questi istanti anche per ringraziare tutti coloro che ci permettono di essere oggi in diretta e vivere questa giornata insieme. E durante il momento istituzionale in Piazza Cavour il nostro Vescovo Emerito Francesco ha ricordato la scelta che il Vescovo Nicolò ha fatto per il suo stemma, ricordando la frase, una frase in latino, utunum sint, tra l'altro scelta dal Vescovo e scelta per una settimana anche molto particolare, perché ricordiamo che siamo nel pieno della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Sì, lo stemma che ha disegnato lo stesso Vescovo Nicolò, oltre al suo motto, utunum sint, il motto latino, che viene da Gesù, dal Vangelo, e poi ci sono alcuni elementi, è diviso in due parti, una parte alta e una parte bassa, e una parte alta dove ci sono delle linee curve che ricordano le falde di una tenda, ovvero rimanda tutto questo alla discesa dello Spirito Santo, l'abbiamo sentito citare per ben tre volte nell'intervento in Piazza Cavour da parte del Vescovo Nicolò. Citare lo Spirito Santo, lo Spirito Santo che scende sul pane e sul vino, che si trasformano nel corpo e nel sangue di Gesù, e sulla Beata Vergine Maria che genera il Salvatore. Poi c'è una parte bassa che invece rappresenta il creato attraverso le immagini di un monte e di un mare, che sono anche poi così le anime del Vescovo Nicolò, amante del mare e della montagna, ma in questo caso ecco dell'universo. Perché? Perché lo Spirito Santo abbraccia tutto l'universo, rappresentato proprio dal monte e dal mare. C'è poi il cielo, la luna che rappresenta la Chiesa, le tre stelle che sono immagini della Santissima Trinità, e sulle cime della montagna si staglia questa grande croce di legno che riporta alle esperienze personali di Monsignor Anselmi, ovvero alla croce delle giornate mondiali della gioventù, la croce pellegrina e missionaria voluta proprio da San Giovanni Paolo II. E così abbiamo raccontato anche quali sono state le scelte iconografiche, potremmo dire, dello stemma voluto da Monsignor Nicolò Anselmi. Vorrei ricordare una montagna innevata e decisamente, insomma, anche il suo arrivo, non Rimini, ma le nostre colline d'intorno in questi giorni si sono ammantate di neve, con uno spettacolo a cui noi non siamo poi neanche così tanto abituati, però diciamo che sono un segno anche di un arrivo. Io ci leggo anche questo. Paolo, approfittiamo di questi minuti prima dell'inizio della Santa Messa per ricordare anche a tutti coloro che ci stanno seguendo da casa quali saranno i momenti centrali, diciamo anche quelli più simbolici dell'Eucaristia che ci apprestiamo a vivere. Ecco, adesso vivremo la processione iniziale con la croce, appunto, e il Vangelo e i Vescovi e e Monsignor Nicolò, e poi subito nei momenti iniziali della celebrazione ci sarà questo momento molto importante, che è il passaggio del pastorale, che rappresenta proprio la presa di possesso della diocesi da parte di Monsignor Nicolò Anselmi. E successivamente ci sarà anche un giuramento di fedeltà da parte di alcuni laici che rappresentano le aggregazioni laicali della diocesi, di due sacerdoti e di una religiosa. Poi la messa poi procederà con tutto il suo rituale del messale romano, e alla fine avremo anche prima dello scioglimento dell'assemblea, con la processione finale, il saluto da parte del Vescovo Nicolò ai presenti anche fuori dalla Basilica Cattedrale, i temerari che riusciranno a seguire fuori, oppure anche quelli che sono raccolti alla Chiesa dei Paolotti, che magari cercheranno poi di raggiungere il Duomo. Ci sarà anche un ulteriore saluto finale da parte del Vescovo Francesco Lambiasi. Diamo anche qualche numero, perché abbiamo detto tanti amici arrivati da Genova e li abbiamo sentiti in piazza, anche il loro calore ad accompagnare il Vescovo Nicolò, circa 200 le persone che sono arrivate quest'oggi a Rimini per accompagnarlo, ma ci sono anche tanti sacerdoti e tanti fratelli vescovi che non sono voluti mancare. Sì, gli amici genovesi sono oltre 200, e prima citavi le montagne innevate, mi hanno confermato che nel passaggio
da Genova a Rimini sulle montagne del spazio della Cisa hanno trovato la neve. Speriamo che il viaggio di ritorno sia agevole per loro. Quindi oltre 200 amici da Genova, sono circa 140 i sacerdoti presenti e 25 i diaconi permanenti che oggi sono stati ammessi alla celebrazione. Purtroppo i numeri della cattedrale oggi non consentivano ulteriori accoglienze, e insieme al vescovo Francesco e al vescovo Nicolò saranno presenti una ventina di vescovi in totale, e insieme al Monsignor Ghizzoni, arcivescovo dell'arcidiocesi di Ravenna, e fra pochi minuti li vedremo entrare dal fondo della Basilica Cattedrale. Si sono cambiati in sala San Gaudenzio e sono ormai pronti per iniziare la solenne celebrazione. Intanto, Simona, il colpo d'occhio in Basilica Cattedrale è davvero, davvero molto bello, è piena in ogni suo posto, però ben organizzato, è tutto molto, molto comunque raccolto. Avete sentito la forza dell'organo? Così questo ci permette anche di ricordare che la liturgia sarà animata dal coro della Basilica Cattedrale diretto dal maestro Filippo Maria Caramazza. Ci stanno comunicando, Paolo, che si sta avviando la processione d'ingresso. Io saluto anche tutti gli amici di Radio Icaro che sono entrati in diretta con noi, ci hanno raggiunto dopo un primo pomeriggio sportivo, adesso sono collegati con noi, quindi in Emilia Romagna e in tutta la diocesi di Rimini, grazie ad Icaro TV e Radio Icaro. E vorrei ancora una volta ricordare gli amici di Telepace Chiavari che permettono la messa in onda di questa celebrazione anche in tutta la Liguria e anche via satellite.
congresso, Paolo, ci apprestiamo anche noi ad entrare nel clima della preghiera, della comunione, dell'essere insieme che più volte ci è risuonato nel cuore in questa prima parte del pomeriggio, di una comunità viva, di una comunità che cammina insieme, quindi viviamo la solenne concelebrazione liturgica. Arrivare i concelebranti dalla porta d'ingresso della nostra Basilica Cattedrale, quest'opera che ci riporta indietro nella storia ma che ci dà la presenza viva di una comunità che oggi accoglie il Vescovo Nicolò. Abbiamo visto Andrea, l'abbiamo avuto ospite un paio di settimane fa, lui che è proprio vice cerimoniere ed è molto bello che sia stato lui ad aprire, lui che ci ha anche raccontato l'emozione di questi anni proprio in compagnia anche del Vescovo Francesco ad aprire anche questa nuova via, lui che è così, così giovane. Adesso vediamo i tanti vescovi, lo ricordavi prima Paolo, che concelebreranno insieme poi ai confratelli sacerdoti la messa. Sì, c'è anche subito dopo la parola il vicario generale Don Maurizio Fabbri, l'economo diocesano Don Danilo Manducchi, Don Filippo Rosetti subito dietro, ma anche Don Paolo Bernabini, il vicario episcopale, e Don Paolo Donati, il rettore del seminario. Ecco poi che arrivano i vescovi, Monsignor Andrea Turazzi, vicignore di San Marino Montefeltro, il Vescovo di Nicolò, Paolo De Nicolò, già reggente della prefettura della Casa Pontificia. Ed ecco il Vescovo Nicolò. Sì, già si ferma già a stringere mani, a salutare i fedeli che sono raccolti nella Basilica Cattedrale. Ecco l'applauso che si alza immediatamente per accogliere il nuovo Vescovo di Rimini, il 111° pastore della diocesi di Rimini.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con te, nostro fratello Nicolò, e con tutti voi. Franciscus Episcopus, Servus Servorum Dei, al venerabile fratello Nicolò Anselmi, finora vescovo titolare di Utica e ausiliare dell'Arcidiocesi metropolita di Genova, eletto vescovo di Rimini, salute e benedizione. Dio ottimo Massimo, non cessa di attestare il suo amore per gli uomini con innumerevoli segni e prodigi e mediante il ministero salvifico dei vescovi e dei presbiteri conduce con sicurezza ai pascoli della vita eterna coloro che rimangono fedelmente nella sua Chiesa. Pertanto, non può accadere che alle comunità ecclesiali manchino i santi, i sacri pastori e che questa missione di salvezza venga interrotta. Consapevoli di ciò, inviamo colui che noi, dalla sede del Principe degli Apostoli, abbiamo scelto. Ci affrettiamo così a destinare un nuovo presule alla Chiesa di Rimini, che ora è privata del suo pastore a seguito della rinuncia del vescovo venerabile fratello Francesco Lambiasi. Abbiamo dunque in mente te, venerabile fratello, che sei già esperto nel ministero episcopale e che a noi sembri adatto. A te con animo lieto affidiamo questo ufficio, ufficio di maggiore importanza. Dunque, nel rispetto delle prescritte procedure, avendo ricevuto il parere del Dicastero per i Vescovi, in forza della nostra potestà apostolica, sciolti i vincoli della sede titolare e dell'ufficio di ausiliare, ti nominiamo e ti costituiamo Vescovo di Rimini, conferendoti tutti i diritti imponendoti gli obblighi che a norma del diritto canonico ineriscono a questo medesimo ufficio. Rendi nota questa lettera al clero e al popolo della tua comunità, che esortiamo a rivolgere di buon grado rispetto, affetto e attenta collaborazione al loro nuovo moderatore della vita spirituale. Confidiamo dunque, venerabile fratello, che con l'intercessione della beata Sandra Sabatini,
tu possa esercitare con diligenza il tuo nuovo ufficio sotto la sicura protezione della Beata Vergine Maria Regina e che tu possa servire con sollecitudine il popolo di Dio, tenendo sempre davanti ai tuoi occhi la dottrina della Chiesa Cattolica. Datum Rome Laterani, die decimo settimo mensis novembris, anno domini bis millesimo vigesimo secundo, pontificatus nostri decimo Franciscus. E sentiamo l'applauso, Paolo. Abbiamo sentito Monsignor Agostino Pasquini, che è cancelliere vescovile, leggere questo messaggio di Papa Francesco, che nomina ufficialmente il vescovo Nicolò vescovo della diocesi di Rimini, e l'applauso si prolunga. Sì, la lettura è stata data dal cancelliere vescovile Monsignor Agostino Pasquini di questo scritto di Papa Francesco. Fratelli e sorelle in Cristo, per grazia di Dio e designazione della sede apostolica, da questo momento il vescovo Nicolò Anselmi è pastore della Santa Chiesa di Rimini. Dal vescovo Ghizzoni, dal vescovo dell'arcidiocesi di Ravenna, ed ecco che prende posto, il suo posto, nella sua nuova casa, la diocesi di Rimini. L'abbraccio anche con il vicario generale della diocesi di Rimini, Don Maurizio Fabbri, con Don Giampaolo Perramini, vicario episcopale dei sacerdoti, Don Danilo Manducchi, l'economo diocesano, Don Paolo Donati, rettore del seminario, e ancora Monsignor Agostino Pasquini, il cancelliere vescovile, che ha letto la nomina da parte di Papa Francesco. Molto bello, io penso che questo passaggio, è vero che oggi il nostro è un tempo dove mancano i riti, Paolo, e invece riscoprire il valore del rito, anche di questo passaggio del pastorale, e il vescovo Nicolò che si emoziona, perché non è solo un passaggio di un segno, ma è davvero il passaggio di una comunità, il sentirsi padre e fratello di quella comunità. Ecco, questo è l'abbraccio che testimonia il giuramento, lo abbiamo detto, ecco, l'ultimo Emanuel Mussoni, presidente dell'Azione Cattolica Diocesana, in presidenza abbiamo visto Christian Lahm di Comunione e Liberazione, Mario Della Gesci, che rappresentano le anime della diocesi insieme ai religiosi, religiose e i sacerdoti appunto della diocesi. Un bellissimo rito questo. E anche questo ancora una volta rappresenta la fedeltà di una diocesi che si affida al suo nuovo pastore, sia nei suoi
elementi laici che in quelli religiosi e sacerdotali. Tutta la comunità riminese si affida al nuovo vescovo. Del tuo amore diventino segno di salvezza e di speranza per coloro che dalle tenebre anelano alla luce, per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. In passato il Signore umiliò la terra di Zabulon e la terra di Neftali, ma in futuro renderà gloriosa la via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che lo primi.
dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire. Infatti, a vostro riguardo, fratelli, mi è stato segnalato dai familiari di Chloe che tra voi vi sono discordie. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: «Io sono di Paolo, io invece sono di Apollo, io invece di Cefa e io di Cristo». È forse diviso il Cristo? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete stati battezzati nel nome di Paolo? In quel tempo, quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazaret e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti, il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre vide altri due fratelli, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, che nella barca insieme a Zebedeo loro padre riparavano le loro reti. E li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Parola del Signore. Amen.
Scusate, ma prima di tutto volevo salutare mia sorella. Dov'è? Ah, ecco, ragazzi. Ok, non l'avevo ancora. Non l'avevo ancora vista, volevo verificare che fosse venuta. Perché l'ultimo pezzetto di famiglia che mi rimane, perché papà e la mamma sono saliti in cielo. E quindi insomma. E allora provo a dire qualcosa così con semplicità come mi viene dal cuore. Intanto la prima cosa che volevo dire è che riascoltando la bolla del Santo Padre, e ho visto che mi ha affidato a Sandra Sabatini, alla beata Sandra Sabatini, che ha la mia età. Anch'io sono nato nel 61, per cui è una mia coscritta, come si dice, proprio siamo, cosa? La stessa età, insomma, quindi me la sento vicina, diciamo così. E poi prima di venire qui abbiamo posteggiato, mi hanno accompagnato nella chiesa di Sant'Agostino, dove c'è Alberto Marvelli, che è un ingegnere meccanico come me, quindi io devo venire a Rimini, mi dispiace. Quindi mi sento veramente in buone mani, con una coetanea e con un mio, diciamo, collega, insomma, beato, un'altra roba. Almeno in queste due cose, insomma, li sento vicino. Allora ringrazio ancora Monsignor Francesco, che veramente mi ha accolto in un modo veramente squisito. Vi prego proprio di fare un applauso a lui, perché veramente grazie Francesco, con un'attenzione, una delicatezza che voi ben conoscete, ma che io francamente non conoscevo. Lo vedevo, leggevo i suoi libri, però insomma poi dopo non avevo mai. Grazie ovviamente a Padre Marco, al mio vescovo, al nostro metropolita che vi ha accolto, a tutti i vescovi fratelli presenti, quelli quali ci conosce. Molti dei quali ci conosciamo tutti, perché noi ci incontriamo un po' tutti gli anni e quindi ci si conosce, è una cosa bellissima. Grazie a tutti i riminesi, grazie a tutti i genovesi presenti, e poi andiamo avanti. E volevo soltanto dire due pensieri. L'ultimo, il secondo, sul tema della pesca, visto che siamo pescatori tra Genova e Rimini, insomma. E dato che il Vangelo, la parola di Dio oggi ci propone una riflessione anche su questa figura di pescatori. Ecco, la prima cosa volevo ricordare a me e a tutti noi: perché mai un vescovo viene in una chiesa? Io penso che la missione che tutti ci dobbiamo sentire, comunque il motivo è perché noi vogliamo, desideriamo che almeno questi 350.000 riminesi, il mondo, tutto il mondo, ma 7 miliardi di persone, almeno questi che sono affidati a noi, possano veramente conoscere il Signore, conoscere l'amore di Dio, conoscere il suo volto, quanto è bello sentirsi amati da Lui e con la forza che viene da Lui poterci amare tra noi. Questo è lo scopo per cui noi siamo qui. L'evangelizzazione poi è questo, no? Avere ancora recentemente, mi sono in queste giornate in cui ho un po' pregato in attesa di questo giorno così importante per la mia vita, tra le varie cose che ho letto mi sono venute in mente comunque e che comunque sto sperimentando in questa parte della mia vita, è proprio la bellezza dell'intimità con il Signore Gesù, con il Padre, con la Vergine Maria, sentire proprio il suo amore, e dobbiamo aiutarci tutti a sentirlo, questa presenza
di Dio operante, no, nella nostra vita, operante nella nostra vita, che rende la nostra vita, al di là di tutte le difficoltà, le malattie, le tragedie, una cosa diversa. Questo è il motivo per cui io penso siamo qui, e vorrei mettermi al servizio, ecco, di questo motivo, no? di facilitare, la Bolla diceva di essere un moderatore della vita dello Spirito, no? Dell'azione dello Spirito Santo nella nostra esistenza, perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il riassunto che Gesù fa della sua missione, no? Gioia, felicità, salvezza di tutti, di tutti. Sentire che Dio Padre vuole che vuole che abitiamo nella sua casa, che facciamo parte della sua famiglia, che siamo suoi eredi, e quindi penso che proprio sia questo il compito che ci spetta, no? questo appunto saper aiutarci gli uni con gli altri per gustare l'amore di Dio. In questa giornata cade all'interno della settimana dell'unità dei cristiani, che ha una sua prima valenza ecumenica, cioè di tutte le persone che credono in Cristo Gesù, Gesù di Nazareth, figlio di Dio, ed è anche la domenica della parola di Dio in tutto il mondo. Da alcuni, mi sembra 2 o 3 anni, il Santo Padre ha chiesto che in questo tempo, in questa domenica, venga sottolineata l'importanza che la parola di Dio ha nella nostra vita. E allora io volevo proprio dire una parola sulle letture, sui testi che abbiamo gustato questa sera, che sono stati proclamati, anche perché, dico la verità, mi hanno un po'... A parte che la parola certamente ci aiuta, il nutrimento primo di tutta la nostra esistenza, però mi sembravano molto adatti anche al momento che stiamo vivendo. La seconda lettura è un testo molto famoso, della prima lettera ai Corinti, in cui Paolo ci parla dell'unità. Ogni anno, adesso dico una roba un po' pretesca, ogni anno noi stranamente, all'inizio del tempo ordinario, leggiamo tutti gli anni un pezzo della prima lettera ai Corinzi, ogni anno, alcuni capitoli nell'anno A, ma anche nell'anno B o anche nell'anno C. Cioè, chi ha composto il lezionario, animato dallo Spirito Santo, ogni anno ci fa meditare, alla partenza del tempo ordinario, la lettera ai Corinzi. Perché? Perché è una lettera sulla Chiesa, su una Chiesa in difficoltà, sulla Chiesa che ha delle sue criticità, come tutte le nostre parrocchie, esclusa quelle di Rimini e di Genova, che sono perfette. Il resto del mondo ha delle piccole divisioni, dei problemi. Però è bella questa cosa. E tra le varie cose, in questa lettera ai Corinzi si parla dell'unità, parla quindi delle divisioni, del dirsi le cose gli uni contro gli altri, dell'andare anche semplicemente per i fatti propri. Io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cefa. E Paolo richiama con una certa forza il fatto che tutti siamo di Cristo. Tutti siamo di Cristo. Non dice siate uniti con me, che non sono nessuno. Paolo, Nicolò, o Francesco, o Marco. Ma tutti siamo uniti in Lui. E ovviamente anche in colui che tenta di rendere visibile questo principio di unità. Perché nessuno vuole abitare in una casa divisa. Se lo scopo, come dicevo prima, era quello di abitare in un'unica famiglia, dove vivere nella gioia, nell'armonia, nella pace, la casa divisa. Alcune delle nostre case, alcune delle nostre famiglie sono divise, ma questo sappiamo quanto ci fanno soffrire. Allora noi dobbiamo lavorare, inchinarci, inginocchiarci per questa unità. Penso, come ricordava anche Monsignor Francesco, che citando anche appunto un mio pensiero che ho legato anche un po' al mio motto, che l'unità sia il vero desiderio di Gesù. Nel racconto dell'ultima cena, durante la preghiera,
rivolge questa lunga preghiera con cui Gesù si rivolge a Dio Padre, prega per l'unità, ti prego Padre che siano una cosa sola, custodiscili dal maligno, il divisore, ogni divisione viene dal maligno, ogni divisione, e allora è la stessa cosa, la stessa richiesta, custodiscili dal maligno, riuniscili nell'unità. Credo che il desiderio più profondo di Dio Padre sia proprio quello, che è lo stesso di Gesù, perché Gesù è il Padre, sono una cosa sola, sia proprio quello di vedere una famiglia unita, una famiglia unita. E, insomma, ci proviamo insieme. La seconda cosa che mi colpiva, appunto, questo fatto che l'azione di Gesù, Gesù da subito, forse non proprio da subito, ma dopo un po', prima indaga un po', conosce, invita alcuni apostoli a stare un po' a casa sua, poi a un certo punto sceglie dei collaboratori. Questa è una cosa entusiasmante. Questi collaboratori oggi siamo noi, certo gli apostoli, in modo particolare i vescovi, ma tutti noi, in quanto uniti nell'unica Chiesa, legati al Ministero dei Vescovi. Essere dei collaboratori di Dio per l'unità, io penso che sia una cosa stupenda. Tutto quello che facciamo bisognerebbe che, alcune volte ci chiediamo perché lo facciamo, no? Perché anche il lavoro, là dove diventa faticoso, là dove diventa trovare un senso alle nostre giornate, anche alla ripetitività di certe cose, non è banale. Ecco, io penso che una delle motivazioni grandi è quello di essere dei collaboratori del Signore per l'unità e la salvezza della Chiesa e di tutti. A un certo punto sceglie dei collaboratori e tra questi collaboratori sceglie dei pescatori. Dei pescatori, sia riminesi che genovesi, siamo gente di mare, no? Gente di mare, pescatori. E penso ancora una volta che l'unico modo per pescare sia quello di avere una rete unita, una rete unita senza dei buchi. Senza dei buchi. E noi per primi siamo stati pescati, probabilmente da qualche rete che è unita. E questa unità viene dall'amore, lo sappiamo bene. E volevo anche ringraziare a questo proposito Padre Marco, poi lo sperimenterò penso anche qui a Rimini, perché in questo tempo di sinodalità, ecco, e ne parlavamo anche poco fa in sacrestia, diciamo così, questo stile comunionale, no? Che poi non è questo saper stare insieme, questo saper decidere insieme, questo saper ascoltare insieme la voce dello Spirito, mi ha insegnato molto e penso che grazie a questo anche nella mia parrocchia, io prima di venire qui ero parroco di una piccola parrocchia del centro città, insieme a tante persone qui presenti, forse rimanendo uniti abbiamo pescato qualcuno, no? Pescato qualcuno, fratelli, pescatori di uomini che si sono impegnati, effettivamente hanno, no? Io volevo ringraziare anche ufficialmente tante persone con cui abbiamo pescato insieme, siamo stati pescati noi, abbiamo pescato insieme. Tante volte si parla, no, di missionarietà, poi forse vuol dire semplicemente riuscire a pescare qualcuno e lo si pesca con questa rete unita, unita dall'amore. Poi dopo, una volta che si è pescati, si diventa noi pescatori, no? E così è successo a me, ma penso che sia successo a molti di noi, e questa è una cosa bellissima. Io concludo dicendo scusa da subito per tutte le cose che sbaglierò, anch'io forse probabilmente sono a qualche difetto, pochissimi, però qualcosina, per cui so che nella vostra benevolenza mi perdonerete, e affido alla Madonna le attenzioni di tutta della casa, no? Si parlava di una casa unita, certamente le nostre mamme, la Madonna, scusate questa divagazione un po' devozionale, però la Madonna, le donne sono, se non vorrei fare degli errori, oggi è un tema delicato quello delle donne, e comunque hanno delle attenzioni particolari, penso anch'io sull'unità della casa, sull'unità della famiglia, e penso che abbiano un ruolo speciale
nella Chiesa e nella Santissima Trinità, per cui affido a lei tutte le cose belle per le nostre diocesi e per la Chiesa intera. Grazie a tutti. Fratelli e sorelle, per la grazia del mistero pasquale siamo stati sepolti insieme con Cristo nel battesimo per camminare con Lui in una vita nuova. Ora rinnoviamo la nostra fede, è la fede della Santa Chiesa Cattolica. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, resuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato, ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia per la vita eterna, in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. E ora, fratelli e sorelle, invochiamo l'intercessione dei santi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Santi angeli di Dio, prega per noi. Grazie.
Salvaci, Signore, per la tua incarnazione. Salvaci, Signore, per la tua morte e risurrezione. Salvaci, ascoltaci, Signore, difendi i poveri.
offertorio. Poi ritorniamo, Simona, un momento all'omelia di Monsignor Nicolò in Basilica Cattedrale. Ha parlato del perché il Vescovo è in una chiesa, ha parlato di unità, ha parlato di pesca che accomuna il popolo di Genova e il popolo di Rimini. Ecco, perché un Vescovo nella chiesa? Perché a lui, ecco, è affidato il compito di portare il Signore a tutti quanti, a fare sentire tutte le persone amate dal Signore e amare, e perché le persone possono amarsi tra di loro. Ecco, questa in sintesi, ha detto Monsignor Nicolò, è l'evangelizzazione. Chi vuole abitare in una casa divisa? Nessuno vuole abitare in una casa divisa. Ecco il richiamo dell'unità che è così forte anche nel suo stemma vescovile, e quella unità che possiamo costruire insieme con queste reti da pesca che riescono a raccogliere qualcuno solo se non hanno buchi e quindi sono uniti. Una bellissima immagine ha utilizzato Monsignor Anselmi, perché ha detto: noi per primi siamo stati pescati e ad un certo punto diventiamo pescatori. E allora questa immagine, che un po' ci è propria, come è stata nella sua chiesa genovese, lo è anche nella sua nuova chiesa riminese, questo di sentirci insieme nel desiderio di creare unità e di essere pescatori. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli i nostri doni, Padre misericordioso, e consacrali con la potenza del tuo Spirito, perché diventino per noi sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui cielo e terra inneggiano al tuo amore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine la tua gloria. Oh.
veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nella attesa della il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Gaudenzio, Santa Colomba e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Nicolò, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te
hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della Tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale Tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Signore Gesù ci ha invitato a rivolgerci a Dio chiamandolo Padre. Preghiamo insieme con le parole che il Signore stesso ci ha lasciato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Per le persone celiache la Santa Comunione sarà distribuita in fondo alla chiesa davanti alla cappella di San Sigismondo. L'abbraccio con i confratelli vescovi pochi istanti fa nel momento dell'abbraccio della pace. Ecco le prime comunioni da parte di Monsignor Nicolò Anselmi alla sua diocesi. Paolo, lo dicevamo, sono tanti i vescovi che sono arrivati a Rimini per questa occasione così speciale. Mentre il coro della Cappella Malatestiana ha intonato Sei tu Signore il pane, e vediamo appunto Monsignor Nicolò che distribuisce la Santa Comunione. Ecco, insieme a lui all'altare abbiamo visto proprio di fianco a lui, alla sua destra, Monsignor Francesco Lambiasi, vescovo emerito, che appunto proprio oggi lascia il pastorale al nuovo vescovo Nicolò, e anche il vescovo di Imola, Monsignor Giovanni Mosciatti, e poi invece alla sinistra Monsignor Ghizzoni, che è stato, in quanto reggente dell'arcidiocesi di Ravenna, diciamo la carica più alta presente quest'oggi in Basilica Cattedrale, ha consegnato il pastorale a Monsignor Nicolò Anselmi. E poi ancora abbiamo visto Monsignor Andrea Ripa, riminese, segretario del Supremo Tribunale della Signatura Apostolica, Monsignor Enrico Solmi, il vescovo di Parma, Monsignor l'arcivescovo Marco Tasca, come abbiamo ricordato, l'arcivescovo di Genova, Andrea Turazzi, Monsignor Andrea Turazzi, il vescovo di San Marino Montefeltro, Monsignor Mario Toso, il vescovo di Faenza Modigliana, e ancora Monsignor Giancarlo Pergo, il vescovo di Ferrara Comacchia, il vescovo di Forlì Bertinoro, Livio Corazza, il vescovo di Piacenza Bobbio, Monsignor Adriano Cevolotto, un vicino di casa, perché le due diocesi con Genova sono piuttosto vicine, e anche Monsignor Claudio Celli, un altro riminese, presidente emerito del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, insieme a Monsignor Paolo De Nicolò, già reggente della Prefettura Casa Pontificia, e ancora Monsignor Sandro Salvucci, il vescovo di Pesaro e Urbino Urbania Sant'Angelo in Vado. Sono diocesi che stanno per essere accorpate, in questo momento sono accorpate nella figura del vescovo Salvucci. Bella questa presenza, così come di tanti sacerdoti, sia riminesi sia genovesi, circa 140 sacerdoti che hanno concelebrato, per non parlare dei diaconi, veramente un numero importante. E vorrei tornare, Paolo, ad alcune parole. Proprio in apertura della sua omelia il vescovo Nicolò ci ha riportato a due persone che per la nostra diocesi sono di grande valore, perché Papa Francesco, nominandolo vescovo, ha voluto ricordare Sandra Sabatini, e poi lui poco prima di arrivare in Basilica Cattedrale, è stato portato nella chiesa di Sant'Agostino, dove ci sono le spoglie mortali del beato Alberto Marvelli. E lui ha detto, Sandra Sabatini, una mia coetanea, Alberto Marvelli un ingegnere come me, un collega, non nella
lui ha detto non come beato chiaramente, ma come ingegnere. Ecco allora che possiamo prenderci qualche istante, Paolo, per ricordare anche un po' la storia di Monsignor Niccolò Anselmi, che è nato a Genova il 9 maggio del 1961, è laureato in ingegneria meccanica sempre all'Università di Genova e poi è entrato nel seminario arcivescovile maggiore della sua città. Ha conseguito il baccalaureato in teologia alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale proprio nella sezione di Genova, ed il 9 maggio del 1992, quindi per lui un maggio un mese importante, il mese di nascita ma anche il mese di ordinazione, è diventato sacerdote il 9 maggio a Genova Quinto. Diversi suoi incarichi parrocchiali chiaramente non li ricordiamo tutti, però invece andiamo anche a quelli che sono stati degli impegni sia a carattere diocesano sia a carattere regionale per la Chiesa Ligure, ma anche a livello nazionale. Ad esempio è stato per tanti anni assistente del settore giovani dell'Azione Cattolica, ha insegnato religione, è stato responsabile regionale della pastorale giovanile e poi ancora è stato una figura importante anche per il mondo scout, è stato vice direttore del centro diocesano delle vocazioni e ancora docente al seminario maggiore di Genova. Dal 2007 al 2012 ha ricoperto un ruolo importante, responsabile del Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile, organizzando la partecipazione dei giovani italiani alle giornate mondiali della gioventù a Sydney nel 2008 e a Madrid nel 2011. È stato anche vicario episcopale, Simona, per la pastorale universitaria giovanile e dello sport. Ha diretto l'ufficio per la pastorale giovanile e poi il 23 gennaio del 2012 gli è stato concesso il titolo di cappellano di Sua Santità. Papa Francesco lo ha nominato vescovo ausiliare di Genova il 10 gennaio del 2015. Maggio e gennaio direi che sono i mesi ricorrenti nel servizio pastorale di Monsignor Niccolò. Ha ricevuto l'ordinazione episcopale l'8 febbraio sempre del 2015. È stato anche nominato dall'Assemblea Generale come rappresentante della Conferenza Episcopale Italiana al Sinodo dei Giovani del 2018. Il 17 novembre scorso è stato nominato dal Santo Padre Francesco vescovo della diocesi di Rimini. E questo 22 gennaio, quindi un gennaio che torna, si è insediato nella nostra diocesi. Thank you.
Preghiamo. O Dio, che in questi santi misteri ci hai nutriti con il corpo e sangue del tuo Figlio, fa che ci rallegriamo sempre del tuo dono, sorgente inesauribile di vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Carissimo Vescovo, padre e fratello nostro, carissime sorelle e fratelli tutti, state sereni. Non ho alcuna intenzione di rifilarvi l'ennesima predica di queste sempre davvero belle giornate. Vorrei semplicemente, brevemente, condividere con voi tutti e ciascuno questa lettera aperta che da qualche giorno mi gorgogliava in cuore e che ora non ce la faccio più a tenere compressa dentro di me. Sono qui innanzitutto per formulare alcuni auguri e preghiere per te, caro Don Nicolò, e per tutta la nostra bella e cara diocesi di Rimini, oggi davvero vestita a festa. Dico subito che non vorrei però formulare auguri che, per quanto sentiti, rischierebbero di risultare scontati e scoloriti dall'uso comune. Certo, noi desideriamo per te una vita lunga e serena. Ti potremmo anche augurare un servizio coronato da risultati sorprendenti e colorato da effetti speciali, ma né tu né noi siamo così ingenui da pensare che ti verranno risparmiate prove e tribolazioni. No, noi in questo clima impregnato di fervida preghiera vogliamo augurarti quanto di più evangelico si possa augurare a un vescovo all'inizio del suo ministero nuovo di zecca, da spendere nella nostra terra irrorata dal sangue dei martiri e fertilizzata dalla profezia di santi e beati come Alberto Marvelli, Sandra Sabattini, Don Oreste Benzi e tanti altri presbiteri religiosi e laici, santi della porta accanto o della parrocchia accanto. Ecco, vorrei partire dal titolo di un libro di qualche anno fa, dedicato a quel grande vescovo che fu il cardinale Carlo Maria Martini. Il titolo di quel libro recitava così: «Ho cercato un vescovo, ho trovato una chiesa». Sì, questo è il nostro primo augurio, che quanti cerchino il vescovo Nicolò Anselmi possano trovare una chiesa, certo, tutt'altro che perfetta, ci mancherebbe, ma viva, vivace, vitale. Questo augurio però lo formuliamo in senso bidirezionale, che quanti cercano la chiesa di Rimini trovino un vescovo come te, non immacolato, certo, perché chi è senza peccato scagli la prima pietra. Non è arrivata nessuna. Ma un pastore mite e forte, sì, tenero e tenace, umile e appassionato, ardente e ardito, ma mai, mai pentito di aver accettato la delizia e la perfetta letizia e la croce di questo delicato e beato ministero, che se per l'ultima volta, state sereni, mi è lecita l'autocitazione, è un ministero facile, perché? Impossibile. Un vescovo, una chiesa, un vescovo.
Ma quale chiesa vogliamo augurarti, caro amato Vescovo Nicolò? Una immagine di comunità cristiana e ecclesiale che non finisce di incantarmi è quella di una chiesa coro, come il nostro bel coro della Cappella Malatestiana, che non posso mai dimenticare, che cominciò il suo servizio liturgico proprio 15 anni fa con il mio ingresso. Grazie per questa fedeltà. L'immagine della chiesa coro evoca affiatamento di voci che cantano in accordo, cioè con un cuore che vibra all'unisono, ma anche con singolarità di timbri e di toni, ciascuno con la propria voce, ossia nella propria irripetibile identità personale di doni, di talenti e di ruoli, ma in armonia con tutti i fratelli, con tutte le sorelle, deve cantare al mondo la bella notizia: Gesù, il crocefisso, è vivo, ieri, oggi, sempre. Ecco, amatissimo padre e fratello vescovo, noi ti auguriamo e preghiamo per te, perché per te e per noi si compia la preghiera di Gesù, che tu hai voluto sintetizzare nel motto del tuo bellissimo stemma, ut unum sint, che tutti siano una cosa sola. Non sostituirti alle nostre voci, ma da maestro e capocoro dirigi il coro di tutta la Chiesa fino a farci esprimere con una sola voce e un solo cuore. Perciò noi ti diciamo, nella nostra gradevole e grintosa lingua riminiese, senza nulla togliere la lingua genovese, per carità, timbota, caro vescovo Nicolò, e tu, non ha bisogno di traduzione, abbiamo fatto le prove in macchina quando e tu però non stancarti di ripeterci tni bota, sorelle e fratelli tutti. Visto che abbiamo fatto un applauso al coro, io farei un applauso anche a tutti quelli che hanno preparato, anche al rettore. Al servizio tutti. Sì. Grazie. Va bene, riceviamo la benedizione del Signore che è veramente accompagni la nostra gioia. Possiamo dire a tutta la nostra diocesi, al mondo intero, appunto, che il Signore crocifisso è risorto e ci vuole bene ed è con noi e ci svela il volto del Padre e ci chiede di essere una cosa sola nell'amore. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Dio nostro Padre, che vegli sempre sul tuo popolo
e lo governi con indulgenza e amore. Arricchisci dello spirito di sapienza tutti coloro che hai posto come maestri e guide nella tua Chiesa, perché il progresso spirituale del gregge si trasformi in gioia eterna per i pastori. Tu che disponi nel tuo sovrano volere il numero dei giorni e il corso delle vicende umane, guarda con bontà al nostro umile servizio e dona al nostro tempo piena e perfetta pace. Tu che per tua misericordia mi hai costituito pastore e guida nella Chiesa, rendimi a te gradito nel quotidiano adempimento della mia missione. Unisci in un solo cuore il popolo e il vescovo, perché non manchi mai al pastore la docilità dei fedeli e ai fedeli la sollecitudine del pastore. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Di chiusura rientriamo in diretta, caro Paolo, è stata una giornata molto bella, molto intensa e lo abbiamo detto più volte in questo pomeriggio che siamo in diretta nella nostra Emilia Romagna, nella nostra diocesi di Rimini, ma siamo in diretta anche in tutta la Liguria e forse Paolo non tanto per il vescovo Nicolò che è già stato istruito da Monsignor Lambiasi un po' sulla lingua riminese, ma anche per gli amici liguri e per gli amici genovesi, mentre Monsignor Nicolò saluta il presbiterio riminese, forse possiamo tradurre timbota e tnibota, no? Ci provi tu? Sì, 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 le battute finali di questo saluto di Monsignor Francesco che ha lasciato al vescovo Nicolò, questo tnibota, possiamo tradurlo con tenete duro, resistete, tieni duro, resisti, e poi l'invito a tutta l'assemblea, a tutta la chiesa, a tutta la diocesi, teniamo duro, resistiamo. Ecco, adesso l'abbraccio davvero commovente con la sorella del vescovo Nicolò, adesso sta salutando mentre esce, ci sono i sindaci, il sindaco di Sant'Arcangelo, Alice Parma, tanti fedeli, ecco, che scattano fotografie, ma soprattutto le mani, tante mani che vengono tese. E di avere il vescovo Nicolò non si sottrae a questo abbraccio. Direi che ci sono praticamente tutti i sindaci del territorio riminese, o la gran parte, e però vorrei aggiungere questo, lo dico proprio perché quando nel territorio riminese si dice timbota, lo si fa con quell'affetto tipico della comunione e della comunità e dell'amicizia. Tieni botta perché lo possiamo fare insieme, perché io ti aiuto a tenere botta e quindi a tenere duro, a perseguire anche obiettivi che alle volte possono essere anche difficili e complessi. Sono belli questi sorrisi, questi abbracci che il vescovo Nicolò, penso che gli ci vorrà un po' di minuti prima di raggiungere la porta d'ingresso della Basilica Cattedrale. Non può essere diversamente in questo pomeriggio di festa, in questo pomeriggio di gioia. C'è davvero tante le mani che si stanno levando e davvero il vescovo Nicolò cerca veramente di salutare tutti, chi con lo sguardo, chi con una stretta di mano, chi con un abbraccio. D'altra parte, lo dicevamo anche all'inizio,
il colpo d'occhio della cattedrale oggi era straordinario, perché davvero riempita all'inverosimile, e per esigenze della celebrazione sono stati scelti soltanto posti a sedere, ma davvero è stato cercato dagli organizzatori, da Don Giuseppe Tognacci, dal canonico della cattedrale, dai suoi collaboratori, è stato cercato davvero il massimo dei numeri disponibili, e la chiesa era veramente strapiena, stracolma di persone che hanno voluto assistere il Vescovo Nicolò nel suo ingresso, hanno voluto chiaramente partecipare alla celebrazione eucaristica e abbracciare il Vescovo in questo primo suo momento da Vescovo di Rimini, il 111° pastore della Chiesa di Rimini. Ci gustiamo ancora per qualche istante queste immagini prima di terminare la nostra diretta. Paolo, approfittiamo di questi momenti per ringraziare il grande lavoro anche dei nostri colleghi tecnici di Caro TV, perché solo grazie a loro e all'impegno di questi giorni, perché non è solo di queste ore ma è un grande impegno quello di allestire una diretta di questo tipo, e credo che sia encomiabile proprio per l'impegno e per la loro assistenza tecnica. Noi prestiamo solo la voce e forse facciamo la parte meno complicata, per cui grazie a loro, e anche ancora una volta veramente grazie a Telepace Chiavari, perché è molto bello questo sentirci uniti anche grazie a il Vescovo Nicolò tra i due mari, tra il Mar Ligure e il Mar Adriatico. Forse dalle immagini non si comprende, ma il Vescovo Nicolò non è neppure arrivato a metà della cattedrale, e ancora veramente c'è un fiume di persone che lo stanno aspettando a braccia aperte, a mani aperte. Davvero non è riuscito a guadagnare neppure la metà della Basilica Cattedrale, quindi ancora lo attende un lungo percorso di volti, di persone, di abbracci. Dietro di lui sempre il canonico della cattedrale, Don Giuseppe Tognacci, che lo sta cercando di guidarlo, ma come è giusto che sia in questo momento, è il momento dei saluti, e quindi è giusto che si prenda tutto il tempo che è necessario prima di uscire dalla Basilica Cattedrale insieme ad Andrea, che è il cerimoniere della cattedrale. Chissà quali saranno le emozioni di questa serata. Sicuramente c'era tanta emozione in Don Nicolò, lo abbiamo sentito in questi giorni, lo abbiamo sentito nella sua ultima messa nella cattedrale di Genova, l'abbiamo sentito anche forse nei primi istanti di questa giornata, dove l'emozione è stata anche una ottima compagnia. Poi forse l'emozione si scioglie un po', perché ti senti custodito, ti senti accolto, e allora noi quello che possiamo augurargli è che questa sia la prima di tantissime altre giornate in compagnia di questa gioiosa festa che la diocesi di Rimini gli sta facendo, anche perché sarà pieno di impegni già da questa settimana. Paolo, sono tanti gli appuntamenti a cui è stato invitato, a cui parteciperà già in questa prima sua settimana di mandato.
ci godiamo ancora gli ultimi istanti. Intanto è scesa la notte su Rimini e quindi siamo in diretta, ricordiamolo, dalle 14:50. È stato un pomeriggio molto intenso. Paolo, non ci resta altro che salutare tutti coloro che ci hanno seguito, ricordando, questo chiaramente lo diciamo a beneficio dei riminesi, che nei nostri appuntamenti informativi, già a partire da questo dal nostro telegiornale di questa sera, ma domani mattina nei nostri appuntamenti informativi a tempo reale, così come venerdì e giorni della Chiesa, avremo ampio spazio per parlare di questa giornata. E quindi, caro Paolo, noi ci salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito, quindi grazie a Paolo Guiducci. Grazie a Simone e grazie a tutti gli amici che ci hanno seguito al canale 18 di Icaro TV, e grazie anche agli amici di Telepace Chiavari che sono stati con noi in questo giorno di festa per l'ingresso solenne di Monsignor Niccolò Anselmi, Vescovo di Rimini. Hai fatto proprio bene a dire, un giorno di festa. Buona serata a tutti e grazie.